l'unità ancora. E lo dimostra tutti i manifesti che sono stati fatti, e lo dimostra l'ultimo che è stato attaccato in città. Ma scusate, voi dell'opposizione avete mai sentito che il PD era l'opposizione? L'abbiamo saputo oggi, sabato, quando è uscito il comunicato sul web. Ma non ho mai detto di essere all'opposizione? Assolutamente. Oggi vengono fuori che stanno all'opposizione. Allora, io aspetto anche una lettera, ormai qua bisogna parlare di carta bollata, da Orlando, che ci dice che loro stanno in opposizione. Allora, ma sarà soprattutto, potrà essere tutto, il segretario regionale, non è il problema. Quindi a qualcuno non piace il Dominus. Non piace il Dominus perché abituati a essere manipolatori, mistificatori, ma occulti. Questa è la loro determinazione e la loro meta, quella di rompere tutto, ma occultamente, segretamente, sotto bando, chissà dove, tutti di rompere ogni cosa positiva. Bene, la maggioranza numerica non c'è, assolutamente, ma non la ricorderò, Massimo. Consigliere Prete, soldi per comprare altri non ce ne sono, non c'è niente da comprare, assolutamente. Però vi dico una cosa, che non funziona, perché una cosa è essere sfiduciato politicamente, si viene qua in consiglio, si fa un bel consiglio con questa sera, dalle 17 alle 21, votate la sfiducia al sindaco e il sindaco se ne va. Così alla luce del sole. Che poi si viene a dire che abbiamo votato nello cerfone, in un modo in cui il sindaco si doveva astenere, ma io non mi abbasso a dire che c'è stato un accordo per prendersi la commissione urbanistica. 5 commissioni, guarda un po', solo sull'urbanistica. Ma per vedere perché? Non lo so. Quindi io vi dico una cosa, che non fungo perché non ci sono motivi politici, ma sono soltanto motivi di rincita e di atto personale. Questa è la lotta contro l'Ascola e contro la stagione. Io cerco volentieri l'opposizione, la loro opposizione, qualsiasi sia la, però termino con un appello, nello scritto, non sbagliare, altrimenti è difficile. E se vogliamo cambiare, se intendiamo di cambiare la politica, soprattutto a Casolo, in questi tempi difficili come quelli che stanno attraversando, mettiamo da parte le nostre contrapposizioni ideologiche e politiche.